La laicità è principio supremo della Costituzione, ribadito anche, cioè ogni articolo della Costituzione trapela di questa laicità e cercherò di dirvi perché. C'è stato anche, ci sono state delle sentenze della Corte Costituzionale, la 203 del 1989, l'altra dell'89, la 195 del 1993, per ribadire questo supremo principio della carta. Sopra la carta determinare tutti gli articoli della carta costituzionale c'è questo principio supremo, che purtroppo, perché fonda la democrazia, perché fonda la libertà e la giustizia. Purtroppo questo principio sembra una grande cenerentola, viene eluso, viene diciamo camuffato grazie a tanti parlamentari chierichetti e alle leghe di potere a cui prima faceva riferimento anche il magistrato, il dottor Imposimato. Allora, perché non solo si cerca di eluderlo, ma anche di confondere le idee? Perché? Perché proprio, siccome è talmente importante, perché senza la laicità c'è solo il sopruso, che cosa avviene? Si cerca di annacquarlo con esercitazioni linguistiche tipo laico, laicista, no? Laicità sana, come se ce ne fosse una malata. E poi, siccome questi signori hanno il dominio dei media, è chiaro che controllano tutto questo. Ora, è ovvio che questi esercizi linguistici non è che sono iniziati adesso, a parte che laicista vuol dire chi difende i valori della laicità, quindi noi abbiamo una Costituzione laicista, perché è il principio questo, la terminologia è questa. Quindi già negli anni 50, se non ricordo male era il 53, i gesuiti iniziarono in queste esercitazioni perché fosse una zona franca per poi dare campo, quindi un'assenza totale, un blasé direbbero i francesi, per cui poi il potere più forte a livello di controllo di coscienze, a livello di libertà di pensiero, per inibire la libertà di pensiero, ha il controllo. Ma non solo, cioè viene confusa in Italia, soprattutto perché non certo in altri paesi, a partire dalla Francia, il paese della laicità non a caso, come un problema che riguardi una contrapposizione tra credenti e non credenti, il che è una balla formidabile per la ragione molto semplice che la libertà di coscienza, la libertà di credere in chi voglio o che voglio, è sancita dalla Carta Costituzionale. Allora, perché c'è un articolo, che è il 19 della nostra Carta Costituzionale, il quale parla di libertà di fede individuale, perché nella nostra Carta l'individuo è centrale, non è il gruppo omologante e schiacciante. E quindi che cosa significa questa libertà di fede individuale? Che non può essere eterodiretta da nessuno, come nessun cittadino può essere eterodiretto da un gruppo, da una situazione che lo opprime. E qui, a proposito di pesi e contrappesi della Costituzione, questo non l'avevo previsto, vado molto veloce, io vi leggo, sì, però io sono così seduta, sto scomoda, vabbè, allora, omaggio alla ripresa. Allora, vi leggo questa affermazione: quel che io giudico inaccettabile, a proposito di accentramenti di potere e di una Costituzione che va verso il premierato, queste riviste di libero pensiero le potete prendere, sono in omaggio, le ho portate. Oggi sono in omaggio certamente, non sempre, anzi se vi abbonate. Allora,
Quel che anch'io giudico inaccettabile è il voler dilatare in modo abnorme i poteri del primo ministro secondo uno schema che non trova l'eguale in altri modelli costituzionali europei. Lo sfuggire ad ogni vincolo di pesi e contrappesi, di limiti e di regole da condividere. Il contrasto che ha preso corpo in Parlamento da 2 anni a questa parte e che si proporrà agli elettori chiamati a pronunciarsi al referendum, eccetera, non è tra passato e futuro, tra conservazione e innovazione, come si vorrebbe far credere, ma tra 2 antitetiche versioni della riforma dell'ordinamento della Repubblica. E continua. Non è che l'ha scritto, non l'ha scritto una bruniana, quindi provocatoria, come è l'associazione, sto scherzando, perché la lucidità razionale dell'Associazione Nazionale del Libero Pensiero, o quei vetero comunisti del Comitato per il No. Insomma, il professor Azzariti mi sembrava molto pacato. Indovinate chi è l'autore di questo scritto? Ve lo dico? Allora, me lo sono andata a ripescare perché me lo ricordavo negli atti parlamentari, non vi dico che fatica, era il senatore della 14ª legislatura, seduta numero 898 del 15/11/2005 e si chiamava Napolitano, lo sponsor di Renzi. Poi magari nella sana scuola del sospetto, per carità, tutti possiamo cambiare parere, ma queste sono questioni costituzionali, cioè sono l'essenza di ognuno di noi, quindi se credi nella democrazia non è a tempi alterni. Scusate questa piccola parentesi, però questi dati credo siano interessanti, che poi una parentesi non è. Allora, ritorniamo alla nostra laicità. Quindi l'autonomia dell'individuo, la libertà di coscienza, la fede che è un fatto individuale. Ma addirittura peggio nel tempo, con il controllo RAI sempre più invadente, prima si ricordava la signora Maggioni che è divenuta prima direttrice di una rete che oggi è sotto attacco televisiva, perché insomma tra quelle diciamo di primerato è la meno allineata, no? Voglio essere pacata nel linguaggio perché ognuno di noi giudica. Allora ha preso questa direzione e poi è diventata presidente della RAI così tout court. Allora, e tra l'altro un dirigente della RAI prende 600, se non mi sbaglio, 600 milioni, una cosa del genere, annui, 600.000 euro, grazie, con i numeri, siccome sono abituata a quelli di professoressa, quindi non ho proprio dimestichezza. Allora, quando un professore che tutti i giorni deve studiare, eccetera, lo sappiamo, quindi dalla scuola dell'infanzia a tutti gli ordini e gradi di scuola, va bene, ma di questo vi parlerà qualchedun altro magari nelle relazioni. Allora, quindi in queste reti RAI di Stato, dove paghiamo tutti il canone peraltro, viene ridotta addirittura la laicità, se ci fate caso ormai anche un po' il mestieraccio anche da giornalista, no? Mi porta a stare molto più attenta, si viene ridotta a questione di dialogo tra le religioni, cioè quella è la laicità, loro parlano eccetera. Scusate, a parte che non è tra le religioni ma è tra i confessionalismi, quindi chi ha la mitra in testa, chi ha la mezzaluna o altro, d'accordo? Per fare che? E qui ci insegna il discorso di Ratzinger a Ratisbona, no? Per fare l'accordo tra i confessionalismi in chiave anti-illuminista, in chiave anti-secolarizzazione,
Perché? Perché noi viviamo in una società, per fortuna, grazie alle battaglie laiche, no? Dove sia la laicità che la secolarizzazione è insita nel modo di sentire delle persone. Chi si scandalizza più perché un bambino nasce fuori dal matrimonio sacramentato? Chi si scandalizza più se uno pensa, anche quello che accende il cero ai padri, pare pio, eccetera, poi si prende sempre l'antibiotico, quindi insomma. Ecco, questo detto in maniera molto chiara, cioè per facendo esempi banali, ognuno ne avrà tanti. Allora, ritorna quindi quale vizio? Il vizio delle supposizioni universalistiche che ricordano praticamente il principio, viene giuridicamente la potestas indirecta in temporalibus, cioè il fatto che la religione, qui è riferita alla religione di casa nostra, che è stata addomesticata molto, tra l'altro, deve fare i conti con la laicizzazione, con la secolarizzazione, sul fatto di dover avere il primato, cioè la sua libertà, la libertà del confessionalismo, è superiore a tutte le altre libertà. Scusate, questo non solo è antidemocratico, ma è proprio anticostituzionale. Non sta scritto da nessuna parte. Anche nel concordato non è scritto, che è la macchia nera, se c'è una cosa da modificare, è proprio quella, no? Perché è veramente astorico in tutti i sensi, ma questo lo tralascio. Ed era quello che diceva già quando c'erano dei problemi, perché dalle origini la nostra chiesa di casa nostra, che trasborda sempre oltre Tevere, l'ha affermato, ma chi l'ha affermato scrivendolo, la bolla Unam Sanctam, non era un caso, nel 1300, questa è del 1302, quando c'era lo scontro fortissimo su chi doveva avere il primato del potere, no? Quindi che significava comunque la separazione che poi abbiamo ottenuto tra leggi umane e leggi divine, no? E quindi Bonifacio VIII, quella brava persona di Bonifacio VIII, che diceva che cosa? Sì, due sono i poteri, faceva l'esempio delle spade, perché poi consentitemi, il pacifismo è stato scoperto molto di recente all'interno degli apparati, e quindi diceva però su tutte e due comando io. Dice, ma te chi te l'ha detto? Non mi vedi come sono vestito? Cioè, e oltretutto me l'ha detto la divinità. E quindi se c'è il libro sacro è tutta un'idea di supposizione di idee, per carità, con tutto il rispetto nella premessa che ho fatto citando anche l'articolo 19 della Costituzione per la libertà individuale della fede di ciascuno, è chiaro, no? Però il problema è quello della separatezza tra Stato e Chiesa, cioè che oltretutto c'è una sentenza della Corte Costituzionale 334 del 1996 che dice, parla di non violazione, questa era riferita al giuramento nei procedimenti giudiziari, no? Che si doveva giurare in nome di Dio, eccetera, pensate. Allora, è del 1996, la non violazione della distinzione, sto citando testualmente, imposta dal principio di laicità o notate questo, quindi è la stessa cosa, linguisticamente, perché questi sanno scrivere a differenza di chi ha redatto la deforma, o non confessionalità dello Stato tra l'ordine delle questioni civili e l'ordine delle questioni religiose, no? Quindi, cioè, voglio dire, è un fatto importantissimo. Perché la laicità è importante? Perché è la garanzia della civile convivenza, sia nello spazio privato che pubblico, perché questo è il problema. Allora, ed è quindi la garanzia delle libertà che implica
implicano la reciprocità, la simultaneità, la rispondenza, la corrispondenza. Noi siamo abituati a sentire la mia libertà e finisce dove inizia la tua. Sì, vabbè, ma se la tua è talmente trasbordante che non finisce mai e che arrivi a dire che per formare il Parlamento, perché qui c'è la bomba tra l'Italicum, no? E la deforma della Costituzione, dove nel ballottaggio se va a votare uno si prende tutto, nemmeno la legge Acerbo, consentitemi, e Mussolini mantenne comunque, attenzione, la Costituzione, non che era lo statuto albertino, perché se una Costituzione è debole, non fissa bene dei paletti, l'ha ricordato prima Azzariti, ognuno se la sventola come vuole, d'accordo? È chiaro? Quindi, allora, ritornando a questo che stavo dicendo, ma non mi sono mai distaccata, che cos'è? La laicità quindi è la dimensione della libertà, cioè è il diritto di ognuno di avere diritti, è la famosa affermazione di Hannah Arendt. Allora, quindi la pariteticità della libertà è il diritto di ognuno di essere il proprietario della propria vita. E la nostra Costituzione vincola a rimuovere tutti gli ostacoli affinché il famoso articolo 3 della Costituzione, affinché non ci siano condizionamenti che tengono, quindi è il discorso della pariteticità. E al centro della nostra Costituzione c'è una parola chiave, dignità, la dignità dell'individuo, che quindi è la sua libertà, la sua autodeterminazione, la sua autonomia di essere il progetto, l'artista e l'effettivo operatore dell'autonomia della sua vita. Allora, l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge. Notate, la dignità viene prima dell'uguaglianza, perché se non c'è l'affermazione della dignità individuale, non c'è uguaglianza. Allora, liberté, égalité, fraternité, i famosi principi, la fraternité è nella libertà e nell'uguaglianza, quindi nella dignità individuale che non può essere schiacciata da nessuno. Perché? Perché la fratellanza, uno può essere anche fratello in una società di schiavi, in una società di sudditi, dove oltretutto noi oggi abbiamo questo stile vassallaggio democratico che viene da lontano, qui nessuno ancora magari lo dava per implicito, pensate al craxismo, no? I lacciuoli da evitare, da togliere, eccetera. Ma laicità vuol dire quindi libertà dai dogmi, quindi la libertà di pensiero, di autonomia, ma anche libertà dal bisogno. Ed è compito, non è un caso che il motto dei liberi pensatori, il movimento nasce a metà 800 internazionale, è ni die ni maître, che va tradotto proprio né dogmi né padroni. E compito dello Stato è l'emancipazione dell'individuo nella dignità, nella sua libertà, nella sua uguaglianza, nel momento in cui questa emancipazione è anche economica. Cioè l'articolo 41 della nostra Costituzione dice l'iniziativa economica è libera, eccetera, non può svilupparsi in contrasto con l'utilità sociale, o c'è sempre questo o della serie. Se non hai capito te lo spiego bene, perché sono poche righe ma devono essere chiare per tutti, o in modo da recare danni alla dignità umana. Quindi la libertà dal bisogno, l'autonomia di non poter dipendere da altri, d'accordo?
Quindi anche dai detentori dell'anima che sono, continuano ad essere misericordiosi nella carità. Io vorrei, e credo tanti di noi, la libertà dalla carità, cioè è chiaro che c'è la solidarietà e tutti siamo chiamati e tutti la facciamo, ma la carità significa io intanto la gerarchia sociale sta come deve stare e io ti do quel poco per sopravvivere. Allora, perché questo? Perché vedete che la prima parte e la seconda sono un tutt'uno, non sono scisse, come qualcuno va blaterando, tipo una pubblicità di un detersivo o di un pomodoro o di shampoo, perché poi queste signore stanno sempre belle pitturate. Io dico, ma quando studiano? Perché insomma, io oggi sono abbastanza scapigliata, ma va anche bene questo. La scapigliatura aveva un senso. Allora, e sì, vabbè, adesso no, perché se no lui mi bacchetta subito sul tempo. Allora, perché? Se questi principi fondamentali di cui ho detto qualcosa e adesso altri parlando della scuola, no? Perché è l'altra tranche di questo mio intervento, il compito che mi hanno dato, voglio obbedire, perché era giusto, l'abbiamo concordato ovviamente. Allora, se io ho i principi e poi chi lo deve applicare è uno che ha vinto alle primarie, che non so quelle americane, d'accordo? Ecco, dove va chi gli capita, d'accordo? E ha preso il 25% e quel partito anche meno, ha la maggioranza perché gli altri non hanno preso più niente, d'accordo? E poi si fa una legge così importante a suon di decreti legge, a suon di voti di fiducia nel Parlamento e anche per accelerare, perché muoviamoci che siamo nuovi, che ne so. Allora, il nuovo che avanza, ma tutto ciò che è nuovo non è detto che sia migliore, no? Mi sembra evidente. Allora, anche nella Costituzione molte sedute sono passate a suon di voti di fiducia perché bisognava far presto prima che la gente si svegliasse troppo. Allora, quindi, se la seconda parte è applicata da un Parlamento, perché la nostra è una repubblica parlamentare, e John Locke fu lui il primo a dire proprio contro l'esecutivo, contro il governo, che il potere doveva venire dal legislativo. Ma se il legislativo è porcellizzato o, io non posso dirli perché sono patriottica, italicizzato non viene bene, allora, patriottica in senso democratico, quindi è chiaro che tutto questo meccanismo è compromesso all'origine. E anch'io sono d'accordo sul bicameralismo, sono conservatrice del buono, perché tante leggi schifose che erano passate da una prima Camera, poi fortunatamente qualcuno ha cercato di muoversi, di mobilitare con grande fatica, d'accordo, e le persone se ne sono accorte e hanno dovuto fare marcia indietro. Pensate anche il governo polacco di fronte alla grande manifestazione delle donne e dei cittadini democratici, perché praticamente vogliono vietare l'aborto totalmente, l'interruzione volontaria di gravidanza, c'è stata l'invasione delle città, non si è visto per niente in televisione. È chiaro che se il sigillo e viene da un altro tipo, il controllo delle donne, sul controllo delle donne passa tutta la società, vedete l'Islam, no? Vediamo l'Islam. Allora, ritornando a questo, prima e seconda parte sono tutt'uno, perché gli organismi dello Stato devono avere il dovere, i ministri, ministro vuol dire servo, servitore dello Stato, non è quello che se siede lì, se incolla alla poltrona e cerca di fare i calcoletti a seconda dei suoi interessi per mantenere poi i privilegi. Questo a casa mia, cioè a casa della democrazia, voglio dire, non casa mia personale, si chiama
si chiama, ovviamente, mi sono persa, dove stavo? Volevo vedere se stavate attenti. Allora, ministro vuol dire servitore, servitore dello Stato e di una Costituzione che sta sopra la testa di tutti, anche i bambini della scuola elementare, che non è più quella di tanto tempo fa, sanno queste cose, perché i bambini sono in grado di capire, l'importante è come gli si spiega, perché è chiaro che quando tu gli vai a spiegare le regole, gli devi dire c'è qualcosa che è superiore, che sta sopra la testa di tutti, e quindi la Costituzione, proprio perché è costituente, non è serva, non è ostaggio di un monopolio di casta. E la nostra Costituzione, è stato già ricordato prima, prevede che la scuola sia organo costituzionale. Allora, perché? Perché scuola di democrazia, sto parlando della scuola statale ovviamente, è scuola di democrazia, è scuola di libertà, è scuola di laicità. Ed è questione dello Stato la scuola. Visto che collaboratori di questa rivista sono anche il professor Belardinelli e Marina Boscaino, noi usciamo con chiarezza? Votiamo no. Allora, il titolo lo dà il direttore. Io ho titolato l'articolo di Marina Boscaino verso una scuola senza Stato, poi ho messo il punto interrogativo perché si mette come modello di riflessione. Noi oggi stiamo andando verso una scuola dove lo Stato si ritira sempre, sempre più e quindi rinuncia, perché la dà in mano alle private, e poi da noi significa soprattutto scuole cattoliche, dove per contratto chi insegna deve rispettare la professione ideologica del suo padrone. E credo che molti di noi hanno fatto esami in queste scuole. Gli sarà capitato. Allora, la scuola è il perno della democrazia, perché democratici non si nasce, democratici si diventa. Se noi vediamo dei bambini che giocano tra di loro, sì, ci sono i neuroni specchio, per cui c'è quello che vede il coetano piangere, gli dà il suo peluche, eccetera. Però se quello piangeva vuol dire che prima qualcuno si sono scannati tra di loro, no? Perché esiste una pulsione che è quella della sopraffazione. Allora, ecco che l'educazione alla democrazia è costitutiva dello Stato, d'accordo? E noi, questo nasce, io rivendico con orgoglio il mio pensiero occidentale, e questo nasce nell'antica Grecia. Libertà e scelta sono le radici su cui noi ci siamo costituiti e che arrivano, l'approdo è nella nostra Costituzione. Allora, questa scuola perché dà tanto fastidio e quindi hanno cominciato ad anemizzarla, il termine di Calamandrei, con i tagli, eccetera, eccetera, fino a creare questa figura di dirigente scolastico. Io conosco tanti presidi onestissimi, i quali sono più avvelenati di noi, perché si trovano a dover fare gli esecutori, i controllori di un qualcosa che non condividono affatto. Allora, e questo era il disegno craxiano, prendi i dirigenti, controllali, gli dai un sacco di soldi e quindi quelli vedi, ai nostri presidi, ormai dirigenti scolastici, ci sono gli esami, hanno gli esami continuamente per verificare, io uso il termine esame perché a noi è familiare, per verificare se sono stati bravi o meno. Allora, quindi che cosa dà fastidio? Dà fastidio proprio la libertà di insegnamento, che significa anche libertà di apprendimento.
come diceva Quintiliano, il ragazzo non è l'otre vuoto, no? Per cui tu gli travassi dentro, per fortuna, è chiaro, lo sappiamo benissimo, la fatica dell'insegnare, del confronto, del dialogo. Ma se io sono ricattato perché poi vengo valutato per una mancetta nell'estare nel cerchio magico, e poi de magico non so che cosa abbia, però c'è chi ha allettato da questo, la parola magia evoca, che ne so, le favole, riporta funzionalmente all'inconscio, eccetera. Allora, è meglio, la libertà di insegnamento e di apprendimento è quella che è sotto scacco, è quella che la buona scuola polverizza, e con essa polverizza l'emancipazione dell'individuo, il dovere dello Stato emancipante, il dovere educare alla dignità individuale, perché la scuola non sia lo ostaggio di un clan familista, perché la scuola emancipa anche il dovere dello Stato nell'emancipazione da una famiglia dove magari il ragazzino viene educato. E quanto tempo ho ancora? È già finito? Ah, allora va benissimo. Allora, che viene educato, è chiaro, no? Pensate alla questione del Chador, dice, se lo vuole mettere lei, è chiaro che se tu sei stata educata fin da così, e da appena nata, stai nel cerchio chiuso, che si chiama magico. Allora, vado veloce. Allora, la scuola, l'articolo 2 della Costituzione, che cosa dice? La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, l'abbiamo detti prima. Allora, in questo è fondamentale. Allora, centrale l'individuo. Allora, stiamo attenti, perché tutti ci siamo riempiti più o meno la bocca della parola multiculturalismo, multietnico, eccetera. Attenzione, perché gli accordi di dialoghi interreligiosi puntano proprio a far prevalere anticostituzionalmente il gruppo, cioè la cultura del gruppo che prevarica sull'individuo, per cui io vado a trattare a livello legislativo con il gruppo, chiaro, ed è quello che mi detta le leggi, pensate alla legge 40, insomma, non, ce ne stanno tantissime dettate, nominando Dio invano, scusatemi, perché ho rispetto per le fedi individuali. Allora, il gruppo, quindi la scuola, salva anche dal fatto che un ragazzo, un bimbetto, non venga, come vorrebbero certi gruppi, non venga contaminato dalla democrazia, perché questo è il problema. Allora, quindi, per fare che? Per addomesticare che cosa? La passione per la ragione, perché la ragione non è una cosa rigida, è passione, cogito, Cartesio, cum agito. Il pensiero è agitazione, non è mai cristallino. Allora, che cosa bisogna pretendere? Che questa libertà, questa autonomia che ha nella scuola il pilastro, e io sono convinta che la partita anche contro la cosiddetta buona scuola è ancora aperta se i docenti, i professori, i maestri alzano la testa contro la mannaia che si sta abbattendo, l'orgoglio della dignità tutelata dalla Costituzione. Perché altrimenti noi ritorniamo nel Medioevo, dove la conoscenza, che è incasellata negli invalsi, eccetera, eccetera, diventa una tecnica e basta, nozionistica, ed è quella, e la conoscenza aperta, la libertà di pensiero, di ricerca, eccetera, diventa quella che Agostino nelle Confessioni 5:3-4, perché se no dice te la sta inventando adesso, è peccato di concupiscenza, forma tentationis impia superbia. Allora, contro la decostituzionalizzazione della scuola, che ha il pilastro e
ultimo il sigillo nella deforma della Costituzione, noi dobbiamo essere ben fermi, o cominciando ad esempio a contrastare, perché tirano fuori non a caso, adesso va di moda i compiti a casa. Ma come? Perché così stai solo a scuola e ti indottrino bene, no? D'accordo? Allora, lo studio individuale è fondamentale, perché è quello che ti permette di pensare da solo, di riflettere, libertà di insegnamento e di apprendimento. Allora, il pensiero è coraggio per uscire, come diceva Giordano Bruno, dallo stato asinino. Pensare, Kant, sape aude, devi osare. Allora questo nostro popolo, credo, deve tirar fuori un po' di coraggio. Nella consapevolezza, come vi cito un altro grande, Thomas Mann, di essere i dilettanti della vita, cioè nel senso di non essere i detentori di verità assolute tanto più pericolose quanto più stanno in altro, e quindi di sperimentare, di verificare le cose per scegliere. Allora, scuola laica, scuola di educazione, lo ripeto, all'autodeterminazione, all'appartenenza nella cittadinanza, al patto costituzionale, quindi la religione civile, il legame civile, che è fine e mezzo. E quindi la Costituzione in questo senso è la nostra coscienza civile. Chiudo con un'affermazione di un contemporaneo, Jean-Luc Nancy, che in Libertà della democrazia si sofferma proprio sulla centralità del demos, il popolo, e lo dice, è questa una priorità dell'attenzione al demos come relazione, no? Perché la democrazia è relazione. Ed è l'autorità, e dice, l'autorità della democrazia può procedere soltanto nel desiderio di democrazia. Ed è su questo che noi dobbiamo, è questo desiderio di democrazia che non si deve spegnere. Vi ringrazio.